Cari amici di AndroidBlog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Stasera vi faccio una veloce video recensione di quella che è una ROM che apprezzo veramente tantissimo, uscita da pochi giorni su XDA. Sto parlando della Paranoid Android. È una ROM che ha veramente delle cose, ha veramente una particolarità notevole. È un ibrido tra l'interfaccia smartphone e l'interfaccia tablet di Ice Cream Sandwich. Partiamo con le premesse. Le premesse sono: la base è la CyanogenMod 9, quindi pregi e difetti di quella che è la CyanogenMod a questo punto. L'interfaccia, dicevo, è un ibrido, adesso andiamo a vedere. Quello che gestisce la home in questo caso è una versione di Nova Launcher appositamente modificata per questa versione di ROM. Dunque, andiamo a vedere. Sblocchiamo già dalla lock screen, possiamo notare subito la barra delle notifiche posta in basso come siamo abituati a vedere sul tablet. E vediamo già una piccola cosa: lo screen è quella classica, è un po' più piccola perché per adattare l'interfaccia e farla diventare tablet, come molti sanno, bisogna ridurre la dimensione di tutto il sistema, quindi si passa da 320 mi sembra dpi a 160. Sblocchiamo, qua praticamente è l'interfaccia classica, vedete, normalmente è tutto a posto. Io ho le icone leggermente sfalsate verso in basso perché ho aggiunto una riga, se no basta soltanto metterlo in il layout normale, quindi con quattro righe per quattro colonne e torna tutto a posto. Partiamo con la fluidità, assolutamente estrema, vedete, incredibile. Andiamo a vedere l'app drawer. Come potete vedere, nessun problema di fluidità, vedete, anche passando molto lentamente, non ha scatti, non ha tentennamenti di nessun genere, veramente veramente notevole. Qualcuno in questi giorni mi ha visto qualche screenshot, perché è un po' di giorni che la sto provando, mi chiedeva dei tasti che sono un po' piccoli, assolutamente nessun problema a premerli, come potete vedere, sbagliarsi è praticamente impossibile. Intanto vedete anche la fluidità, anche lanciando anche passando per le applicazioni aperte, vedete, andiamole a chiudere, nessun tipo di problema di fluidità. Vediamo rapidamente quello che c'è che colpisce. Vabbè, in alto in questo caso abbiamo la ricerca persistente con i comandi vocali come nelle versioni tablet. Abbiamo due tasti qua, normalmente nel tablet ce n'è uno, qua in più c'è il tasto per accedere rapidamente alle impostazioni di Nova. Se da qua andiamo nelle impostazioni, vi faccio vedere quello che è l'interfaccia tablet. Qua si vede molto bene, due colonne a sinistra e a destra. Se la giriamo in landscape, stessa cosa. Questo è molto più simile a quello che siamo abituati a vedere sui nostri tablet, che è un tablet, riconosce sicuramente il tipo di interfaccia. Vediamo intanto anche l'home screen in modalità landscape, perde i 5 tasti con i comandi che purtroppo per il momento non si possono aggiungere perché, ripeto, la versione di Nova è una versione modificata apposta per questa ROM e anche se l'avete acquistata, non anche se la scarico, io ad esempio ho la versione acquistata dal market, ma anche scaricandola si installa ma non me la riconosce perché ha proprio dei problemi di compatibilità. Proprio a proposito di compatibilità, io da quando è stata presentata praticamente la sto testando. Ci sono stati notevoli problemi che me l'hanno fatta togliere nei giorni scorsi ed erano riferiti proprio alla compatibilità con le applicazioni del market. Inizialmente praticamente non si installava nulla, non installava neanche Google Maps, che magari adesso andiamo a vedere che non ho ancora provato. Successivamente installava un po' di cose, ma non installava ancora Google Maps e non me ne installava neanche una di quelle che ho acquistato. Dalla release di oggi praticamente, che poi è una modifica doppia che riguarda sia la ROM che le Google Apps, funziona tutto, installa indipendentemente qualsiasi cosa dal market. Facciamo un esempio: io ho Google Drive installato, Friendcaster, Foursquare, Google Plus, 3G Watchdog, Beautiful Widget, vedete, diciamo che sono tutte installate. Vedete l'icona di Nova Launcher, perché ce l'ha, per chi lo usa si renderà conto che è ancora l'icona vecchia, perché stessa cosa vale per l'update, anche installandolo non viene riconosciuto dal sistema. Non è un grossissimo problema, funziona tutto. Successivamente ha già promesso che verrà sistemato e che verrà reso possibile anche un'altra sistemazione. Tastiera di default, adesso non mi ricordo, ce n'è. No, chiedo scusa.
di default non mi ricordo più cosa c'è. Comunque la tastiera Ice Cream Sandwich si può tranquillamente scaricare dal market. Andiamo a vedere. Vabbè, non lo vedo neanche. Tastiera Android, sì, c'è una tastiera Android che però è modificata, non ho capito perché, ha un layout un po' particolare. Io ho scaricato la tastiera ICS standard dal market, da Google Play, senza nessun problema. Dunque, andiamo avanti, dicevamo layout, particolarità, Google, andiamo a vedere Gmail. Gmail subito, molto meglio rispetto alla versione smartphone per me. Due colonne, giriamo, il landscape. Decisamente, decisamente meglio. Ovviamente io continuo a scorrere giusto per farvi vedere la fluidità, perché in qualsiasi modo andiamo a vedere è sempre, sempre eccezionale. Passiamo alla galleria, vediamo un attimo un'applicazione. Questa qua è un vecchio screenshot che ho fatto in questi giorni. Pinch to zoom, funziona tutto perfettamente. Browser, Google Chrome, bellissimo. Anche qua siamo in versione tablet, quindi tab in alto, molto semplice switchare tra uno e l'altro, molto più bello, vedete, intanto è comparsa la tastiera, ve la faccio vedere con la presa da Google Play. Eventualmente si può passare a quest'altra tastiera che è così, che ha un layout un po' differente. Sinceramente io non mi sono trovato subito, sono abituato, sono un po' schizzinoso sulla tastiera, preferisco la classica. Anche il browser stock è quello tablet, quindi anche qua abbiamo il tab in alto, funzionano molto bene, molto reattivo. Proviamo ad andare ad aprire un sito, uno a caso, tanto per. Sono messo in una posizione un po' strana, quindi non sto neanche, sono pure senza lenti a contatto, quindi sto scrivendo un po' alla caso. Vediamo se riesco a fare una pessima figuraccia subito. Ok, forse non l'ho preso ovviamente, però vediamo se lo troviamo. Ok. Intanto, qua abbiamo, dicevamo, la classica barra, ovviamente c'è la DSL che si fa i fatti suoi, non ne ha proprio nessun tipo di voglia. No, forse si è inchiodato. No, non si è inchiodato. Non so se si vede. Qua c'è qualche piccolo problema di layout. Adesso vediamo se riesce a rimetterlo a fuoco. In alcuni casi c'è qualche riga leggermente sovrapposta, però diciamo niente di che. No, non me lo carica, non c'è la voglia. Forse sì, ci siamo. Ok, dicevamo intanto. Ah, ok. Sto facendo l'upload di un po' di roba e quindi ha questi problemi. Comunque, browser stock, vedete, funziona tutto perfettamente, nessun tipo di impuntamento, cioè non niente più del normale, diciamo. Anzi, il pinch to zoom secondo me funziona meglio. Barra delle notifiche qua sotto, quella classica del tablet, possibilità di switchare tra i vari comandi molto rapidamente, possibilità di passare in modalità aerea luminosità o di andare dritto, dritto dritto nelle impostazioni come siamo abituati. Ripeto, funziona tutto, non ho avuto nessunissimo tipo di problema, direi che la ROM è veramente buona, è veramente valida. Come base non è niente male. Lo sviluppatore ce la presenta come una pre-alfa, quindi per lui è proprio ancora allo stato embrionale, diciamo. Sicuramente di lavoro ce n'è ancora, più che altro per sistemare la questione dimensionale delle varie applicazioni. Vi faccio vedere ancora velocemente il modulo telefonico, che è quello che conosciamo. Cambiano le dimensioni perché la barra in alto è più piccola, non essendoci la barra delle notifiche, viene tutto spostato e per riempire il vuoto praticamente viene ingrandita la parte sotto. Questa barra qua è leggermente più grossa. Però vedete anche qua nessunissimo tipo di problema. Vi faccio vedere. Aspettate, chiedo scusa. I contatti, come potete vedere, contatti dove vediamo sulla sinistra i nomi e sulla destra quello che è le specifiche del contatto. Stessa cosa che funziona anche nell'altra, anche in portrait.
ripeto, ha risolto un po' tutto quello che erano i problemi di compatibilità. Come potete vedere, i widget adesso ci sono tutti, cosa che prima non c'era. L'hardware, da quello che ho potuto provare, non ho ancora provato l'NFC, ma lo proverò tra un attimo, che provo a appoggiarlo su un tag. Anzi, ci provo subito. Sì, ok, funziona anche l'NFC. Il LED delle notifiche funziona. Adesso forse c'era un'email non letta, non so se lampeggia ancora. No, non lampeggia più. Ok, comunque il LED funziona. La fotocamera, mi stavo dimenticando, funziona anche quella. Tra l'altro, risolto inizialmente c'era un problema per l'uscita dalla fotocamera, che era praticamente impossibile uscire. Adesso è stato risolto. Vedete, impostazioni, ovviamente classico layout da tablet con i comandi qua sopra. Adesso i tasti qua ci sono, basta premere e si esce. Boh, non vorrei dilungarmi troppo, per il momento direi che è tutto. Sinceramente la adoro, è veramente bella. Penso che la terrò per sempre, attualmente, perché mi piace veramente un sacco. Ah, un'ultima cosa di cui volevo fare vedere, che mi stavo dimenticando, è tutto adattato a tablet, quindi tutti i software che andate ad installare, che li prendiate da Google Play oppure no, acquisiscono quella che è la loro configurazione tablet. Vi faccio vedere rapidamente, adesso io non so chi lo conosce, chi lo usa, chi non lo usa, ma vi faccio vedere rapidamente Tweetcaster, che sinceramente tanto quello che si vede non mi interessa niente, ed è la classica interfaccia tablet, quindi colonna sulla sinistra e timeline, scusate, sì, colonna sulla sinistra e timeline sulla destra. Bellissimo, mi piace veramente un sacco. La stessa cosa vale anche per Freecaster. Io li ho entrambi installati e come potete vedere qua abbiamo i dettagli sulla destra e la nostra timeline sulla sinistra. Ok, sì, aspettate, sì, devo andare un attimo indietro. E basta cliccare su una qualsiasi cosa che si apre sulla destra per farci vedere l'anteprima. Ok, detto questo, direi che più o meno dovrei aver toccato tutti gli argomenti. Per qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta, come al solito, sono a vostra completa disposizione. Per il momento è tutto. Cari amici di androidblog.it, ciao dal vostro Alessandro, alla prossima!